Allora, in effetti io la mia campagna elettorale l'avevo già iniziata da qualche tempo, però questa è una di quegli eventi che si deve fare per presentarsi alla cittadinanza, per presentarsi ai nostri militanti e per presentarsi ai nostri amici. Mi ha fatto molto piacere questa sera, sala gremitissima, oltre qualsiasi aspettativa, e me la presento di tanti amici, perché in questi momenti gli amici sono fondamentali. Sono fondamentali perché ti danno la carica per affrontare una campagna elettorale, un impegno così importante, ma ti danno soprattutto l'entusiasmo per farlo in maniera passionale e convinta e determinata. Quindi sono veramente soddisfatto della serata. Abbiamo toccato temi fondamentali per Gubbio, abbiamo toccato le motivazioni per cui è importante la mia candidatura e per cui i cittadini dovrebbero votare per Stefano Pascolini. Proverò anche sinteticamente a riproporli anche in questo breve intervista motivi fondamentali, perché se vogliamo consigliere di Gubbio, io, anche se non posso dire che sono il più bravo, non posso dire che sono un fenomeno, ma per i numeri che vengono dalla matematica sono quello che ha più probabilità di tutti di potercela fare. Per due motivi essenziali: il nostro partito alle elezioni europee conta 5.200 voti. Se solo la metà di questi voti si trasformassero in questi numeri, si trasformassero in voti e solo la metà scrivessero Pascolini, io avrei la possibilità di entrare in consiglio regionale. Anche perché il nostro partito, a differenza di altri che contano uno o due consiglieri regionali al massimo, anche perché la maggior parte dei candidati di Gubbio si presenta con liste civiche, la metà delle quali non riuscirà nemmeno a entrare in consiglio regionale, noi con gli 6-8 consiglieri regionali possiamo arrivare all'obiettivo di portare un Gubino alla regione, che sarebbe fondamentale per Gubbio e per permettere a Gubbio di avere questo collegamento Gubbio, regione e Parlamento italiano che della stessa colore politico. Quindi, cari Eugubini, stringiamoci intorno alla mia candidatura che ne porteremo benefici e porteremo anche progetti importanti per la città.